Ore 6:15. Pareti di cartone, terra per terra, fatica e violenza. Attese, paura, il odore di morte misto a speranza. Neanche i ricordi funzionano più. I ricordi, rifugio per tempi difficili, sono spariti lasciando il posto alla miseria. Aria rovente che non fa respirare, vedere la vita in milioni di insetti. Giorno scandito da un tempo in levare, notte di ghiaccio. Bengasi, ore 11:30. La vista, mani incagliate nel filo sottile dell'ipocrisia teso in silenzio, rumore di voci, suoni lontani, odore di fame. Bengasi, ore 16:10. Occhi lucidi, grandi, neri. Neri come una pelle scomoda, come l'umore dei nostri aguzzini. Ma io non sono pericoloso. Ore 20:18. Il tempo non passa, le ore si dilatano e urlano la loro rabbia. Il futuro è là, oltre l'immensa distesa di acqua. Il futuro è là, su quella barca fatiscente. Il futuro è là, in un'altra parte del mondo. Il futuro è là, se Dio vorrà. Bengasi, ore 22:35. Corpi stremati, violati, insultati. Febbre che sale, vita che scende. Il viaggio deve ancora arrivare. Quante entrate ha l'inferno? Da noi funziona così. Bisogna passare dall'inferno per arrivare in paradiso. Questo se sei fortunato. Se in purgatorio non ti succede niente. Questa è la strada. Il percorso obbligato. Bengasi, ore 24. Le stelle e il luccichio delle acque si fondono. Il suono delle onde si mischia al gracchiare stonato dei gabbiani. Ma non c'è niente di romantico. Solo paura e disperazione. Il buio accentua ansia e allontana il miraggio di una terra che non arriva. Fa freddo, ci stringiamo ma il freddo rimane, i corpi non danno più calore, sballottati, in preda di un Nettuno avverso, recitiamo
l'ultima persona.